Questo programma è offerto da Forse una distrazione, poi il terribile scontro. Una tragedia è avvenuta questa mattina alle prime luci dell'alba a Palermo, in zona favorita, poco prima del semaforo di via Mater Dolorosa, nella carreggiata in direzione di Mondello. Nell'incidente ha perso la vita Igor Raccardo Palumbo, un giovane di 27 anni palermitano. Per cause ancora da accertare, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua autovettura, una Lancia Y, andando poi a sbattere contro un albero della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Fino a tarda mattinata i vigili urbani della sezione infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per stabilire le dinamiche dell'incidente. Un grande boato, un'esplosione che ha allarmato il paese. È avvenuto ieri pomeriggio a Misilmeri in una palazzina a due piani. Una grande esplosione che ha creato tanta paura e un forte allarmismo. Lo scoppio è avvenuto all'interno di un'abitazione di due anziani coniugi di 78 e 74 anni che stavano lavorando alla maturazione dei loti utilizzando l'acetilene, un gas altamente infiammabile. Infatti l'esplosione sarebbe partita dall'interno della stanza dove si trovavano i frutti. I vigili del fuoco intervenuti hanno dichiarato inagibile la costruzione, in quanto dopo la detonazione si sarebbero venute a creare delle profonde crepe nelle mura portanti dell'abitazione. Sull'accaduto intanto indagano i carabinieri. Sono state sequestrate due attività abusive dedicate alla raccolta e allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi. Tutto ciò è stato possibile grazie all'intervento degli agenti del NOPA, il Nucleo di Protezione Ambientale della Polizia Municipale. I due interventi in questione sono stati fatti in due distinti quartieri del capoluogo, La Guadagna e Brancaccio. Nella prima zona in questione è stata sottoposta a sequestro un'area a rischio di circa 600 metri quadrati, dove all'interno di un capannone fatiscente sono stati ritrovati i rifiuti pericolosi. In via Salvatore Corleone, a Brancaccio, gli agenti hanno invece sequestrato un locale di 300 metri quadrati, anch'esso pieno di rifiuti. Entrambi i gestori sono stati denunciati. Nella giornata di lunedì i carabinieri hanno tratto in arresto tre persone con l'accusa di furto di energia elettrica. L'operazione era nata da una segnalazione giunta ai militari dell'Arma con la quale si riferiva di una notevole discrepanza nei consumi elettrici registrati da una ditta dedita al congelamento dei prodotti ittici nella zona di Termini Bassa. Nello specifico i consumi non erano commisurati ai macchinari e agli utensili utilizzati dalla stessa. All'interno della ditta, dove si trovavano i tre titolari Giovanni Greco, Dominic Anthony Greco e Giuseppe De Francisci, i carabinieri hanno constatato la presenza di un allaccio abusivo, derivante dalla rete elettrica e collegata direttamente al quadro generale dell'attività commerciale in questione, determinando pertanto un abbattimento dei consumi pari al 100% ed il conseguente prelievo fraudolento di energia elettrica. Si ritiene che il danno derivante da tale reato ammonterebbe a circa 20.000 euro. Terminate le formalità di rito, i tre titolari della ditta sono stati dichiarati in stato di arresto e a seguito della convalida sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. You sexy, sexy dancer. We'll be right back.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. A Monreale è scattato l'arresto per un 34enne con l'accusa di aver rubato l'energia elettrica pubblica. Alessandro Anello, questo è il nome del colpevole, ha creato un allacciamento diretto alla rete pubblica e tutto questo per alimentare la sua villa. La scoperta è stata fatta dai militari dell'Arma, grazie inoltre all'aiuto di una squadra di tecnici dell'Enel. Anello è stato così giudicato per rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo, patteggiando così i domiciliari e 400 euro di multa. Una buona notizia per il distretto 39 che vede Bagheria il comune capofila. Nell'ultimo elenco, reso noto alcuni giorni fa relativo all'istruttoria condotta dall'autorità di gestione del Ministero dell'Interno, il distretto 39 si è aggiudicato circa 883.000 euro. I PAC, piani d'azione e coesione, sono servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. Si tratta di un programma la cui attuazione è stata affidata al Ministero dell'Interno, individuato quale autorità di gestione responsabile. Le risorse stanziate sono destinate alle quattro regioni ricomprese nell'obiettivo europeo convergenza, ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La strategia che contraddistingue il programma è quella di mettere in campo un intervento aggiuntivo rispetto alle risorse già disponibili. I comuni potranno avere accesso alle risorse una volta soddisfatti i requisiti organizzativi e progettuali richiesti dai piani territoriali di riparto. Con il PAC si potenziano dunque i servizi rivolti all'infanzia e potrà essere garantita l'apertura degli asili nidi in tutti i comuni del distretto che hanno previsto questa tipologia di servizio per i bambini fino ai 3 anni. Dall'anno prossimo potremo garantire l'apertura dell'asilo di via Orazio Costantino e di via Monsignor Arena, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Maria Puleo. Garantiremo anche il prolungamento dell'orario sino alle 17, dal lunedì al venerdì. In un comune in dissesto queste risorse, di cui i comuni sono i giusti beneficiari, in quanto soggetti responsabili dell'erogazione dei servizi di cura sul territorio, sono una manna dal cielo. Gettate le basi per il tavolo tecnico sulla problematica inerente al servizio igienico personale dedicato ai disabili. Si è svolta ieri mattina la prima riunione tra l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici bagheresi. Come è noto, il servizio partirà offrendo al momento sino a dicembre 2 ore al giorno, grazie ad un'economia derivata dalle spese del piano di zona. Troppo poco, ne è conscia l'amministrazione comunale, che vuole correre ai ripari non solo cercando di attivare tutte le risorse per far sì che da gennaio 2015 si possa riattivare il servizio, ma che lo si possa adeguare alle necessità degli studenti. Ho registrato senza dubbio uno stimolo di grande collaborazione e condivisione della problematica, ha dichiarato l'assessore Rosanna Balistreri. Il problema di questi studenti è un problema della comunità e come tale va affrontato, facendo ogni possibile sforzo nonostante il dissesto e collaborando con il mondo scolastico. Durante la riunione diversi dirigenti scolastici hanno illustrato i problemi che si trovano ad affrontare quotidianamente, in particolare rispetto alla disabilità, ed hanno anche proposto alcuni suggerimenti come l'utilizzo dei proventi della TASI per coprire i costi del servizio. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu!
Le malattie sessualmente trasmissibili costituiscono uno dei più seri problemi di salute pubblica in tutto il mondo, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Per le MST non vi è disponibilità di vaccino e quindi l'unica maniera per tutelare la salute degli adolescenti è la prevenzione. L'ASP di Palermo, in collaborazione con l'Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus, ha avviato un percorso formativo tra gli studenti degli istituti superiori della provincia. Un centinaio di giovanissimi dei distretti sociosanitari di Corleone, Carini, Petralia Sottana, Misilmeri, Termini Imerese e Partinico in questi giorni stanno partecipando ai campus organizzati dall'AMS al villaggio turistico Città del Mare di Terrasini. I ragazzi che vi partecipano diventeranno dei peer education, ovvero educatori alla pari, che una volta formati spiegheranno ad altri adolescenti l'importanza della prevenzione nel sesso e quindi come evitare di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. Partirà domani la masterclass dedicata ai talenti del Festival Internazionale Italian World Discography. L'evento, organizzato dalla patron del festival Maria Nucatola, che ogni anno coinvolge giovani talenti provenienti da tutta Europa, si terrà dal 24 al 26 settembre all'interno della splendida cornice di Palazzo Cutò a Bagheria, sotto la direzione artistica del vocal coach Fabio Lazzara. Tanti volti noti che prepareranno e aiuteranno i talenti dell'Italian World Discography in vista delle vicine semifinali del festival dedicato alla musica d'autore. Tra i presenti Alfonso Gianluca Gucciardo, medico della voce, l'attore Diego Horta Miguel, i maestri Enzo Campagnoli, Dario Faraini e Gaspare Maniscalco, il discografico Claudio Noto ed il talent scout Francesco Davoli. Saranno musica e spettacoli i protagonisti di questa masterclass, tappa di avvicinamento alle semifinali del festival che vedrà la sua conclusione nel prossimo mese di gennaio, dove i finalisti si contenderanno l'ambito primo posto in uno dei teatri più belli di Palermo, il Teatro Politeama. Si svolgerà domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 21.30, presso l'atrio della scuola elementare di via Tommaso Villa a Collesano, la presentazione del film documentario in HD L'alba e la speranza, viaggio nella prima metà dell'Ottocento in Sicilia, firmato Christian Bertero alla sua seconda fatica dopo Wagner in Sicilia del 2013. Il film può essere descritto semplicemente come un affresco a tutto tondo della storia della Sicilia in oltre 50 anni, dal 1800 circa al 1850, inserita nel contesto europeo attraverso le parabole napoleoniche prima e la Restaurazione poi, non solo dal punto di vista politico, ma anche economico e culturale. Alla prima sarà presente la marchesa Costanza Afan de Rivera Costaguti, nipote di Ignazio e Franca Florio e Giuseppe Giaconia, barone di Migado dell'associazione La Sicilia dei Florio. Ma chi è Bertero? Christian Bertero è nato a Parigi di origine siciliana, il nonno era di Cerda e la nonna di San Cataldo. A Parigi ha lavorato nella pubblicità, è stato responsabile della comunicazione della campagna nazionale contro il razzismo, ha creato prodotti promozionali per imprese e città, è stato direttore di produzione TV con Tele Monte Carlo, ha creato il centro audiovisivo popolare di Provenza. Dal 2001 vive in Sicilia, di cui studia con passione la storia e protostoria. Dal 2001 al 2007 ha collaborato con la Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù. Poi, nel 2007, si è trasferito con sua moglie a Collesano, dove continua a studiare la storia locale. Partirà venerdì 24 ottobre e proseguirà fino a domenica 26 ottobre l'ottava edizione del Funghi Fest, sagra mangereccia nell'incantevole scenario del Parco delle Madonie a Castelbuono. Funghi Fest non sarà solo degustazioni, ma anche visite guidate, escursioni, musica, spettacoli, mostre e convegni. Scopo della manifestazione è quello di promuovere e valorizzare il territorio, le aziende agricole e zootecniche, la produzione e l'impiego del fungo nella gastronomia madonita. Degustazioni di piatti a base di funghi e di dolci tipicamente accompagnati da un buon bicchiere di vino locale, tutti prodotti di aziende del territorio. Visita ai monumenti e ai musei di Castelbuono e visite guidate nei sentieri del Parco delle Madonie. La manifestazione offre la giusta occasione per visitare la splendida cittadina madonita, con i suoi numerosi tesori artistici, culturali e naturalistici. Sarà quindi l'occasione per valorizzare i prodotti tipici locali e regionali, di cui Castelbuono rappresenta il miglior comune siciliano per la sua offerta enogastronomica. L'inizio ufficiale avverrà venerdì dalle ore 10 all'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Castelbuono in via Mazzini, poi l'inaugurazione della mostra I funghi e il territorio e visita guidata alle fungaie. L'ultimo appuntamento sarà per le ore 21 di domenica in Piazza Castello con lo spettacolo musicale dei Bonanova.
Questo programma è stato offerto da... Cordiale saluto a tutti gli amici ed amiche di ilmeteo.it, previsioni per giovedì 23 ottobre 2014. Il vortice artico Attila condiziona fortemente il tempo sulle regioni adriatiche e su parte del sud con piogge diffuse. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord cielo terso e limpido sulla pianura, nubi diffuse sulle coste dell'Emilia-Romagna con possibili piovaschi sul riminese, nubi e nevicate sui confini alpini del nord-est. Al centro piogge via via più intense sulle regioni adriatiche con temporali e locale maltempo in serata su Marche, Abruzzo e Molise, neve sui monti, sole e cielo terso altrove. Scendiamo al sud, maltempo con possibili nubi fragili sul Gargano, piogge sul resto della Puglia, in serata peggiora sul basso Tirreno con piogge intense sulle coste della Sicilia e Calabria, più soleggiato altrove. I venti saranno forti da nord sul Tirreno e Adriatico, intensi sullo Ionio, neve sui confini alpini sui 700-1000 metri, in Appennino sopra i 1200-1500 metri. Temperature minime in forte calo con pochi gradi sopra lo zero al nord, 3-12 gradi al centro e al sud, eccetto in Sicilia. Durante il giorno prevediamo temperature tra i 13 e i 22 gradi su tutte le regioni. Amici, ilmeteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 23 ottobre. Ariete, è come se parlaste al vento. Sarà perché siete un po' confusi o forse perché non vi rivolgete all'interlocutore adatto, ma nessuno vi capisce. Le idee sono un po' nebulose e di conseguenza anche le parole non sono chiare. Siate più precisi. Toro, la luna sempre in bilancia insiste con la sua neutralità al segno, imitata anche da Venere, Marte e Urano. Oggi molto dipende da voi, ma la situazione non è così preoccupante. Arrancherete un po' nella vita privata, ma il lavoro procede bene. Gemelli, a dar manforti ad una luna già molto ben disposta nei vostri confronti, intervengono anche Mercurio, Venere e Giove. Insomma, siete al sicuro. Interessi culturali e amicizie sono i settori maggiormente favoriti dalla benevolenza planetaria. Cancro, con la luna sempre molto capricciosa, da un poco affine segno di aria, qualche problematica tensione sul lavoro vi tocca metterla in conto, ma saprete consolarvi a dovere ritagliandovi qualche piacevole parentesi in compagnia dei vostri amici. Leone, buon umore e vita sociale, vivace sono i regali della luna, sempre in sestile, e di Venere che ancora per oggi vi tiene sotto la sua ala protettrice. In coppia, dimenticate velocemente le eventuali tensioni del passato e con il partner ristabilite il dialogo. Vergine, alla neutralità lunare vanno aggiunte le orbite differenti di Mercurio, Venere, Giove e Urano. Insomma, oggi sarete voi gli artefici del vostro destino. In coppia c'è da lavorare sull'armonia, per i singoli invece è un momento di stasi. Bilancia, il vostro panorama astrale è di una generosità a dir poco sfacciata. Oggi la luna è nel segno eppure in sintonia con Sole, Venere, Marte e Giove. La giornata promette di essere magistrale, capace di soddisfare ogni vostro desiderio e richiesta. Scorpione, la luna è sempre indifferente della bilancia, lasciandovi da soli a vedervela con qualche grattacapo che probabilmente oggi incrocerà la vostra strada. Non sopravvalutate le vostre pur notevoli doti, è necessario che facciate un salutare bagno di umiltà. Sagittario, sarà perché siete consapevoli delle vostre potenzialità o forse perché oggi i pianeti vi favoriscono in modo particolare, ma siete felici. Un coraggio fuori dal normale vi rende capaci di affrontare ogni situazione con una grinta insolita. Capricorno, le persistenti tensioni di coppia vi stanno destabilizzando. Dovete prendervi un momento di pausa per valutare la situazione in modo obiettivo. Per fortuna in questa fase il lavoro procede a ritmi piuttosto ridotti e vi lascia un po' di tempo libero. Acquario, una task force di pianeti formata da Luna, Sole, Mercurio, Venere e Marte si fa in quattro per voi e vi lamentate per l'ostilità di Giove? Ingrati!
una piccola battuta d'arresto in amore, ma negli altri settori tutto fila con il vento in poppa. Pesci, non potete pretendere che sul vostro cielo ci sia sempre il sereno. Del resto non avete seri motivi di lamentela. Solo Marte vi rema contro. I pianeti parlano di qualche fastidiosa tensione in famiglia che potrebbe ripercuotersi sul lavoro.